cosa succede. Grazie, 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 grazie. Un bacio a tutti. Ciao, 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 ciao. Grazie. Allora, signori, siamo per festeggiare Sarrocco! È un grande santo, pensate, un santo amato in tutta Europa. Ma è stato amato come è sotto. Le feste tradizionali sono qualcosa di straordinario se riescono a contenere nei limiti di una fede, ma non religiosa, di una fede alla propria terra, alle proprie tradizioni, pur in nome dei santi. Cioè non è che uno, io quando vedo la processione al mio paese, in provincia di Foggia, non è che piango lacrime di commozione religiosa, piango, mi posso emozionare perché penso a quando ero piccolo, a quando ero quando mia madre mi portava in chiesa. E così fecero mille altre madonne, che sono le donne del Salento, stufe di restare immobili nelle case. Il suo cinema negli ultimi anni è stato tra i più fecondi e necessari in Italia. Quanto la Puglia ha scritto nel suo immaginario? Beh, penso che noi ci formiamo dove viviamo e dove, come diceva un grande Pirandello, dove abbiamo camminato, dove siamo caduti, dove ci siamo rialzati, cioè nella nostra terra. Noi abbiamo fatto dei percorsi che poi portiamo ovunque. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia? Meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà apparire. Bellissimo, serata stupenda, guarda, c'è un mare di gente, non so, non sono ancora molto emozionato. Salento e Sicilia è un bel binomio. Sì, sì, si somigliano molto, è come se fossi a casa in questo momento. Qui Michele Placido ti ha promesso una cosa sul palco in diretta stasera. Sì, no, vabbè, si gioca, si scherza, io ci spero sempre un giorno di poter lavorare con Michele Placido. Mi sono illuso di dimenticare, e invece sono qui a ricordare. A ricordare te. Il miracolo che è rappresentato dalle tradizioni, dalla cultura millenaria che si chiama Santuario di San Rocco. Dopo le feste religiose del 15 e del 16, la danza delle spade che caratterizza questa festa per la quale noi siamo nati, appunto per valorizzare dal punto di vista culturale, che non solamente cultura ma soprattutto promozione del territorio ed è soprattutto economia per un territorio che va oltre i confini nazionali e credo non solamente regionali ma anche nazionali. Urlo per difendere i nostri ulivi del Salento, i nostri padri millenari, qui dal palco del concertone della notte di San Rocco di Torre Paduli. Ma non solo, questa sera vogliamo celebrare gli eternamente nati, i morti che ci fanno rivivere. Quindi abbiamo iniziato con un ricordo di Carmelo Bene, genio salentino, l'irrappresentabile per eccellenza. Tra poco vedremo Rina Durante, quella che ha dato dignità alla nostra terra, alla nostra cultura, alla pizzica, alla musica folcloristica. L'appuntamento del 18 agosto si ripropone ogni anno come impegno per il presente e per il futuro.
è il risultato di uno sforzo che si concentra in questo periodo. Sono molto contento di stare qua con Celeste, che è mia moglie, Celeste Casciaro, Laura Licchetta, Angelico Ferrarese, 30 Pise, e Anna Boccadamo in Ferrarese. E lei, e Anna è proprio di Torre Paduli, quindi siamo molto contenti di stare qua. È una serata importante per il mio percorso, perché l'abbiamo sognata comunque una situazione come questa, in cui per esempio ci sono i bambini della pizzica, che significa che questa tradizione nel Salento, come in altre regioni del sud, rivive e si rinnova. Amen.